non si fanno mai in... Non bisogna mai fare. Esatto, staccare un computer, attaccare un altro. Nel frattempo giusto una specifica sui numeri proiettati di prima, perché mancava la fonte, ma non perché non l'avessero. La fonte era AudioWeb, i dati sono di aprile, quindi sono i dati più recenti disponibili. E sono tutti i dati con cui ovviamente noi lavoriamo quotidianamente, insieme con altri che proietteremo con l'altro all'interno della presentazione. Prendo spunto dalle indicazioni di Gabriele, questa qui, questo è il doppio clic. Ok, ci siamo. La tavola è abbastanza in dubbio. Sì, dai. Il demo effect non ha funzionato per una volta. Quindi, dicevo, prendo spunto da alcune parole di Gabriele per rimarcare un po' quello che è la nostra mission. Quindi noi assolutamente vogliamo in qualche maniera, come dire, costruire, porci nei vostri confronti come un interlocutore privilegiato, come un interlocutore con cui svolgere una serie di attività importanti nel mondo della comunicazione online. Perché? Perché tutto sommato ce n'è bisogno, perché quando qualcuno sta entrando nel percorso della frammentazione, dovendo governare una coda medio lunga, e parlo di altri mezzi che non è quello digitale, noi stiamo entrando invece in una fase, è stato un termine, una keyword che Gabriele ha utilizzato molto nel suo speech, stiamo entrando in una fase di aggregazione. Quindi stiamo svolgendo un percorso in qualche maniera antitetico, se vogliamo, opposto rispetto a quello che è il percorso invece della frammentazione, la frammentazione dell'audience, frammentazione di operatori, che sta in qualche maniera realizzandosi all'interno di altri contesti che non sono quello digitale. Al contrario, noi vogliamo fare questo percorso di aggregazione perché secondo noi massa critica, competenza, audience, insieme con progettualità e innovazione, saranno in grado di dare ulteriore boost alle attività all'interno del mondo digitale. E seriamente, al di là della crescita che ancora stiamo fortunatamente osservando, grazie anche agli ultimi dati, nel mondo digitale, non vogliamo dormire sugli allori, anche perché le nuvole si stanno addensando ulteriormente e quindi vogliamo in qualche maniera muoverci in anticipo in modo consistente. Quindi, fatta salva la nostra mission e fatta salva quelli che sono i nostri strumenti e l'audience, qui evidentemente vengono ripresi i numeri che in qualche maniera venivano citati poc'anzi da Gabriele. Quindi diamoli per scontati, incamminiamoci sul territorio dell'innovazione. È un percorso che in qualche maniera abbiamo sempre cercato di sostenere, almeno parlo personalmente per la mia storia, una storia di un ad anni e mezzo all'interno del libro. Abbiamo fatto tante cose nell'arco dell'ultimo periodo, abbiamo bruciato un po' di tappe. Allora qui vi proietto banalmente alcuni un item di innovazione che abbiamo in qualche maniera concretizzato, scaricato a terra se volete, che è una forma di comunicazione in qualche maniera di entertainment. Internet ha vissuto un po' questo percorso di avere forme di comunicazione che non fossero così tanto in grado di emozionare quanto invece fossero in grado altre forme di comunicazione su altri mezzi. Ecco, questo è un territorio che abbiamo cercato di esplorare, di proietto qualche nel frattempo in cui, come dire, vado avanti nel fare certi commenti. Vedete per esempio l'ultimo nato per Samsung in termini di comunicazione, ed è ovviamente qualcosa che ha dovuto, oltre che rompere la pagina, anche rompere internamente le barriere all'accettazione da parte dell'editore, classicamente, del mondo marketing, il mio alter ego. Però non siamo un editore. Sì, editore inteso in senso classico, diciamo la componente prodotto, per arrivare a fare le cose che avete visto. Sono delle cose assolutamente impressive che normalmente portano un livello di click piuttosto consistente. Non amo parlare di click, però effettivamente in questi casi bisogna parlare di click. Parliamo di 500.000, parliamo di un numero di impression piuttosto consistente, di click rate assolutamente importanti. Questo è Samsung, vedete poi Mercedes, il 3.3 e 3.2 si manifesta ancora. Vado direttamente a mostrarvi invece la campagna di Sky natalizia. Anche questa è stata, come dire, pensata in logica di ingaggio creativo, di entertainment,
tenendo presente che sulla nostra home page, come avete visto bene nei numeri proiettati da Gabriele poc'anzi, la nostra home page è praticamente il doppio in termini di metriche rispetto a qualsiasi altra home page nel territorio dell'online italiano. Anche in questo caso, qui addirittura, penso che sia uno dei record, non so se si vede fino in fondo, parliamo di circa 750.000 click in una sola giornata. Quindi stiamo parlando ovviamente di una montagna di interazione che arriva da parte dell'utenza su questo genere di prodotto. Ecco, giusto da partendo da questo bit, diciamo così, di entertainment engagement con un formato particolarmente rilevante che echeggia da vicino logiche, se volete, anche di altri mezzi, ovviamente noi come ATO ci siamo accorti dell'opportunità offerta dal mondo del video advertising e abbiamo risposto in due maniere. Una maniera forse lievemente più conservativa, forse innovativa nei contenuti, e un'altra totalmente innovativa. La prima è quella offerta dal mondo di quello che abbiamo chiamato libero play video. Quindi, ovviamente è stato un lavoro, un patto, come dire, molto articolato, soprattutto molto veloce nell'ultima fase. Ringraziamo ovviamente Gabriele e il suo team che hanno corso per provvederci questo tipo di prodotto nell'arco di poco, così come della Libero TV di cui parleremo tra un attimo, ma un prodotto che finalmente ci consente, vi consente, consente a noi di lavorare insieme sull'opportunità di lavorare sulla logica degli in-stream, quindi del classico pre-roll, mid, post, qualunque tipo di roll, immaginiamo, companion, qui utilizzo un po' di termini classici da mondo pubblicitario dell'online, attraverso una partnership che è una partnership attraverso tendenzialmente tre aree. Una è l'area dello sport, quella della musica e infine quella del news entertainment. In particolare le prime due poi hanno, come dire, una loro specificità, perché parleremo di play video sport o di, come dire, di area specifica di prodotto sport, di prodotto specifico musica. Mentre l'area news entertainment ovviamente abbiamo un ambito di contributi che vanno dai nostri partner editoriali classici, come dire, in qualsiasi area di quelle citate prima da Gabriele, sia nel mondo che va appunto da Affari Italiani a TVN, passando per ogni tipo di contributo con cui siamo stati in grado di arricchire il nostro portale. Quindi il prodotto sport è un prodotto che ovviamente è un prodotto fatto in collaborazione con Perform Media Group, che molti di voi ovviamente conosceranno, e quindi si tratta di fornitori di contenuti sportivi licenziati, non che siano stati invitati a lasciare l'azienda, ma licenziati in termini di supporto, come dire, coperti da diritti, quindi non ovviamente soggetti a nessun tipo di situazione strana. In questo momento ovviamente la parte rilevante, essendo finito il campionato, o comunque con gli europei in corso, a parte questo ci sono le Olimpiadi, c'è l'NBA, le finali NBA, quindi chiunque voglia, come dire, fare un update andrà a cercarsi il video, prima del video ovviamente troverà dei contributi pubblicitari. Vado rapido, la seconda parte invece è una parte fatta in collaborazione con Muzo TV, è un'azienda internazionale che si muove nel territorio dei video musicali, anche in questo caso supportati da copertura di diritti. Siamo in grado di poter fornire praticamente agli utenti internet la possibilità di fruire dei contenuti dei video musicali con un player super articolato, alta definizione, e peraltro il player che abbiamo utilizzato anche per fare un'altra cosa che vi racconteremo tra un attimo, che è appunto una riedizione della Libero TV. Il terzo prodotto è un prodotto di news entertainment, vedete qui le varie aree e i fornitori di queste aree sono qui indicati in grassetto, laddove le categorie sono quelle indicate sotto. Quindi stiamo costruendo un ecosistema, mi piace riutilizzare la parola utilizzata prima, un ecosistema di video, di contributi video, all'interno dei quali agganciare diciamo delle opportunità di pianificazione pubblicitaria. Questo è un tema. Ovviamente, vado anche in questo caso veloce, poi saremo in grado di raccontarvi in maniera molto più dettagliata la cosa una volta che ci vedremo in maniera molto più puntuale, però abbiamo sviluppato una serie di lanci sull'home page, sulla pagina di HP News, quindi con una serie di contributi video che saranno in roll all'interno del nostro portale, e ovviamente un'altra cosa interessante, saranno anche disponibili nella landing page, nell'HP, nell'home page della mail. Quindi con dei lanci, soprattutto dei tab sul pacchetto musica, come vedete.
Agganciarci sulla mail ci viene particolarmente bene, perché l'altra cosa su cui abbiamo come dire, un po' accelerato in termini di innovazione, quindi ci sta aver utilizzato questo termine, è quello della TV nella mail. Ovviamente la TV nella mail è utilizzare questo title è una forma di provocazione, non è una vera e propria TV, molti di voi l'avranno già in qualche maniera osservata, è da utenti libero, è perché ne abbiamo un po' parlato anche l'anno scorso. Parliamo a 8 milioni di utenti, l'ultimo dato supera gli 8 milioni di utenti, parliamo di uno stay time per sessione media, che è quello in alto a destra, 9 milioni di utenti. Questi sono i numeri essenziali. L'idea che c'è stata dietro è stata quella di utilizzare proprio lo stay time, che è quello che vi ho citato prima, alternando dei momenti di promozione pubblicitaria con ovviamente dei contenuti di entertainment, contenuti editoriali. Partivamo da un presupposto, che noi dalle 9 alle 12, vado un attimo avanti e poi magari torno un attimo indietro, dalle 9 alle 12 abbiamo questa curva disegnata in termini di fruizione da parte degli utenti. Proprio oggi consideravamo come in realtà il nostro mezzo milione per ora media all'interno del peak time dalle 9 alle 12 corrisponde, su quell'ora, corrisponde all'intera audience di aziende del parco televisivo di primaria importanza. Leggevo proprio oggi la notizia, si parlava di circa 470.000 utenti, audience, nel giorno medio, appunto, di questo operatore piuttosto, come dire, importante, attualmente anche piuttosto chiacchierato, perché si parla in termini di vendita ovviamente, quindi sapete a chi mi sto riferendo. Nel nostro caso stiamo parlando di mezzo milione di utenti unici nell'ora media per le tre ore, quindi dalle 9 alle 10, 10, 11, 11, 12, ogni ora abbiamo tra i 400.000 e i 500.000 utenti unici nel peak time, che proprio nella parte centrale troviamo questi 500.000 verso la parte delle 12, se volete. Tornando indietro, quindi noi abbiamo la possibilità 7 giorni su 7, in quelle tre ore, di proporre un palinsesto, anziché avere lì sulla sinistra un banner che va e spara banner a ogni click sulla mail, abbiamo invece, cosa che facciamo fuori dalle 9 alle 12, giusto per essere chiari, quindi alle 12 e un minuto si accende invece la programmazione classica, quello che succede in queste tre ore è che c'è una sorta di broadcast televisivo, adesso ve lo faccio vedere, così lo faccio prima, però ecco, vi faccio vedere quello che lo schema di programmazione, molto semplice, quindi c'è un intro, ADV, contenuti editoriali, ADV e così via, per i 9 minuti classici di stay time, che è il nostro average, ovvio che ce l'abbiamo un po' più ampio, in modo da sostenere anche eventuali come dire, permanenze ulteriori. Diciamo che le categorie sono le più varie, una delle domande che ci è stata fatta anche recentemente in occasione di qualche incontro è: riesco a costruire come dire, la programmazione di quella settimana intorno a una categoria di mio interesse, quindi in modo da essere anche contestuale rispetto alla categoria editoriale mostrata? La risposta è sì, ovviamente possiamo costruire anche per quella settimana un palinsesto ad hoc che sia particolarmente coerente e contestuale rispetto al tipo di comunicazione. Una considerazione che non vi sfuggirà, da uomini di comunicazione quali siete, è: vabbè, ok, però come lo vendiamo, come lo compriamo questo evento? Ecco, noi abbiamo provato a fare un po' di elaborazioni basate sul sistema di software planning che utilizza in input i dati di AdWeb giornalieri, e siamo in grado di fare una valutazione che porta al classico indicatore in basso a destra, in questo caso in medio a destra, l'indicatore in genere che si va subito a guardare, ed è il costo medio per GRP. Vedete che stare sotto i 500 euro è comunque una, come dire, un achievement piuttosto importante. Parliamo addirittura nell'area del 25-45 sulla logica settimanale, quindi io sulla settimana riesco a raggiungere 1.400.000 persone, 25-44, 80 GRP, copertura 7,57 per 10 di frequenza consolidata nella settimana, totale, qui qualcuno sarà bravo a fare i calcoli a questo punto ricavando nel prezzo, 400 e passa, quasi 500 euro per GRP. Quindi evidentemente la proposizione è una proposizione anche innovativa in termini di modalità di acquisto, o se volete, se preferite, modalità di vendita al lato nostro, che non è la classica impression, ma è in funzione dei punti di copertura attivati.
vediamo com'è, vediamola molto velocemente, poi mi stopperò abbastanza velocemente nella cosa, ve la mostro in modo che così riusciate